a tutti ragazzi, benvenuti nel nostro canale. Io sono Federica. Io sono Aldo. E lui è Kobe. Insieme gestiamo il blog Kobe Van Life, racconti di viaggi a quattro zampe su quattro ruote. E in questo video vi faremo vedere come abbiamo camperizzato il nostro Fiat Doblò Maxi. Ed ecco qua il nostro Fiat Doblò Maxi del 2015, un 1.6 cilindrata alimentato a diesel. È omologato autovettura e quindi la struttura interna è 100% removibile. Così è come si presenta la struttura chiusa e mentre viaggiamo Kobe sta nei sedili posteriori, legato con la cintura di sicurezza. Abbiamo messo anche un telo per coprire i sedili e cercare di contenere i peli che questo cagnolone lascia. Andiamo a vedere nel dettaglio la nostra struttura, realizzata interamente dal nostro mastro falegname Aldo. Ha utilizzato un multistrato marino da 18 mm e poi è stato riverniciato. Per quanto riguarda i materassi, li abbiamo acquistati online sul sito I Fuori Misura, vi lasciamo il link in descrizione. Abbiamo scelto dei materassi abbastanza rigidi, alti circa 10 cm. Per quanto riguarda il rivestimento, l'ho realizzato io a casa utilizzando un copripiumone e poi suddiviso anch'esso in base alle varie sezioni che ci servivano. Gli oscuranti sono stati ricavati da delle tende più lunghe, sezionati un po' in base alle misure che ci servivano e fissati con dei gancetti alla struttura della macchina. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio la nostra piccola casetta su ruote. Per montare la struttura, come prima cosa tiriamo giù i sedili, spostiamo i cuscini e accediamo alle nostre due ribaltine. Qui sotto abbiamo delle doghe da fissare a questa struttura, sono numerate e hanno un sistema di ancoraggio molto semplice, si infila qua e sulla struttura portante. Ce ne sono 5 e adesso le stiamo montando piano piano. Una volta montate le nostre doghe, possiamo procedere all'apertura delle ribaltine. Ecco qua la struttura pronta. Mettiamo i cuscini. Ecco qua il nostro bellissimo lettone. E voi vi starete chiedendo, ma come fate a dormirci in tre in questo piccolo veicolo? Ecco qua quanto è grosso il nostro letto. Considerate che io sono alto 1,90 m, la struttura è lunga 200 cm, 320 di larghezza. Per la notte utilizziamo un sacco a pelo matrimoniale e Kobe solitamente si posiziona in fondo ai nostri piedi. Continuiamo il nostro van tour con il tavolino interno. Abbiamo fissato il piedistallo a questa tavola, una parte, l'altra parte è fissata sotto. E voilà! Ecco qua il tavolo interno per mangiare durante le giornate di pioggia o brutto tempo. Abbiamo anche la possibilità di mangiare all'aperto, però utilizzando sempre la stessa tavola e fissandola a questi due supporti qua. Ed ecco qui il nostro tavolino all'esterno.
Qui abbiamo il nostro piano cottura e fornellino da campeggio. Questo è il cassettone della cucina, dove teniamo piatti, stoviglie, bicchieri, pentole, tutto quello che ci serve per mangiare. Qui abbiamo il frigorifero, 15 litri, a compressore. E per alimentare il frigo abbiamo una batteria da 100 A collegata a un inverter che ci dà la possibilità di convertire la corrente in 220 con due uscite. Abbiamo anche 4 uscite USB e un'uscita da 12 volt. Il tutto è collegato a un pannello fotovoltaico montato sul tetto in una struttura d'alluminio artigianale. Qui invece abbiamo il reparto acque, contiene un rubinetto a batteria ricaricabile e due taniche da 10 litri ciascuna. Abbiamo una tanica con un tappo bucato per poterci infilare il rubinetto. Adesso vi mostriamo come si fa. Qui c'è anche un piccolo lavandino con la possibilità di collegare un tubo per lo scarico delle acque grigie. Di solito noi mettiamo una tanica vuota per poter scaricare le acque grigie. Per quanto riguarda l'illuminazione interna, abbiamo montato una catena di lucine a batteria lungo tutto il profilo del portabagagli. E questo è l'interruttore con scatola batterie, fissato tutto al montante dello sportello. Proseguiamo il tour degli interni. Ai finestrini posteriori abbiamo semplicemente agganciato questi pannelli portaoggetti che, oltre ad essere comodissimi, ci servono anche da oscuranti. Qui abbiamo il reparto cucina con un po' di spezie, caffè, pasta e altri pentolini, mentre da quest'altro lato abbiamo tutto ciò che ci serve per il bagno, quindi saponi, carta igienica, eccetera eccetera. Sotto il pannello oscurante ci sono altri portaoggetti. Al tettino dell'auto poi abbiamo agganciato anche questa rete portaoggetti e in fondo, sopra i sedili anteriori, c'è una specie di cappelliera, anche questa molto utile per infilare le giacche, le prese e qualsiasi altra cosa. Infine, per concludere il discorso porta oggetti, abbiamo anche queste taschine agganciate al sedile anteriore del passeggero. Abbiamo tre gavoncini. Questo qua più piccolino ci serve sempre da porta oggetti. Ci teniamo le bombolette del gas di ricambio, il cibo per Kobe e il liquido disgregante per il WC chimico. E qua abbiamo il nostro WC. È un portapotti, piccolo WC chimico che si riempie di acqua e liquido disgregante. Ha due serbatoi e va svuotato negli appositi scarichi per le acque nere. Infine abbiamo l'ultimo gavoncino che contiene la batteria servizi e un altro spazio per inserire eventuali borse, abbigliamento, eccetera. Adesso vi faccio vedere la nostra doccia. Utilizziamo una tanica da 10 litri con rubinetto, un doccino da barca, una struttura in legno da fissare alle barre portatutto sopra il tetto e naturalmente, visto che siamo in natura, usiamo solo prodotti biodegradabili, da bagno doccia, lo shampoo, il balsamo e naturalmente il dentifricio. Adesso vi faccio vedere come montiamo il tutto.
Ed ecco qua la nostra piccola casetta su ruote. Come vedete, gli spazi sono molto ridotti, ma contiene tutto lo stretto indispensabile per poter affrontare comunque un viaggio. Diciamo che ce la siamo costruita su misura, apposta per poter entrarci tutti e tre e avere tutte le comodità che ci servivano durante i nostri viaggi, a partire dal bagno, dalla doccia, un minimo di corrente elettrica per ricaricare i dispositivi e anche un frigorifero per avere magari qualche birretta fresca. Speriamo che il nostro tour vi sia piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per restare aggiornati su tutte le nostre prossime avventure.